Ciao, sono Sara Lapezzi, sono una runner, corro in montagna per la società Osa Val Madrera. A che età hai deciso che saresti diventato un atleta? In realtà è stato un po' casuale, intorno ai 25 anni. Prima facevo nuoto. Quali valori dello sport hai fatto tuoi? Perché era semplice da svolgere, diciamo, basta un paio di scarpe, un po' di voglia e sì, poi anche i vestiti tecnici sono utili. Quali valori dello sport hai fatto tuoi? Porsi degli obiettivi e cercare di raggiungerli, essere determinati e anche conoscere altre persone e rispettarle e imparare molto anche dagli altri. Mente e corpo, cosa conta di più per La mente conta molto perché senza la testa spesso non si può andare da nessuna parte. te? Ci vuoi raccontare un aneddoto della tua carriera? Una volta ad una gara, alla partenza, io mi ero assentata per andare in bagno e stavo quasi per perdere la partenza, sono arrivata di corsa alla linea di partenza. Qual è il tuo punto di forza e invece qual è il tuo punto di debolezza? Il mio punto di forza può essere un po' la salita. Mentre invece le discese tecniche mi mettono un po' in difficoltà. Quale consiglio daresti a chi intraprende oggi la tua disciplina sportiva? Prima di tutto la gradualità. Non si può subito pensare di fare, di scalare l'Everest, per dire. E poi l'abbigliamento adatto. Cosa ti hanno insegnato i tuoi successi e i tuoi insuccessi? I miei successi mi hanno reso felice, mi hanno insegnato che anch'io posso arrivare. Se mi impegno e se mi pongo degli obiettivi posso farcela. I miei successi, vabbè, mi hanno insegnato i miei limiti e che per superare questi limiti spesso bisogna lavorarci. Un sogno realizzato e uno ancora da realizzare. Un grande sogno che ho realizzato è diventare campionessa italiana di corsa in montagna a coppie con mia sorella gemella alla maratona della Valle Intrasca. Sì, i sogni da realizzare, vabbè, ce ne sono un po', magari anche provare ad arrivare in fondo a un ultra trail. Hai una canzone preferita o una colonna sonora che accompagni i tuoi successi? Ma in realtà mentre mi alleno non ascolto musica mentre corro, però a me piacciono gli 883 e ad esempio Sei fantastica. Cosa ti piace fare di più nel tempo libero? Magari a volte provare qualche ricetta in cucina o leggere qualche libro. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi.